emozionante vedere la propria figlia venire al mondo, è il momento forse più bello di tutta la vita. Noi eravamo preoccupati per questo, perché io non potevo assistere alla cosa più bella che c'è in questo mondo, vedere la vita, tua figlia che nasce e soprattutto supportare la propria compagna in questo momento molto doloroso per lei. Ve l'hanno comunicato il 4 maggio, come avete reagito quando ve l'hanno comunicato? Felicissimi, prima eravamo in ansia, molta ansia, soprattutto lei che aveva bisogno di una mano in questo momento. Tu appunto come hai vissuto questa fase? La paura di non avere tuo marito accanto e poi la gioia di È averlo. stata molto una cosa ansiosa, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Cioè, abbiamo sperato sta cosa ed è successa. Come si chiama la vostra bambina? Elisa. Con immensa gioia abbiamo concesso ai papà di ritornare a vedere nascere i loro bimbi. E più che il marito della nostra paziente, il papà dei nostri bimbi, che poteva rientrare ad assistere, a vedere nascere il proprio bimbo, a stare vicino alla propria compagna. E questa per noi è stata una gioia immensa. Abbiamo sentito una grande presenza della gente vicino a noi, una grande fiducia della gente nei confronti della sanità siciliana e di questo sono veramente orgoglioso. Volevo capire anche questi 2 mesi e mezzo, no? Come sono stati, come avete fatto a gestire la situazione? So che avete utilizzato anche dei tablet, Sì, no? sì. Per noi è stato molto duro gestire questo momento perché condividere questa gioia con i genitori è fondamentale. Allora, grazie all'aiuto di iMamma, abbiamo ricevuto in dono questi 2 tablet e abbiamo cercato in ogni modo di fare partecipare il papà, anche se solo virtualmente. Io lavoro qui dal 90 insieme al nostro responsabile. E diciamo che per noi è sempre una gioia. Io mi emoziono sistematicamente ad ogni parto. E quindi di staccare il papà da questo momento fondamentale per noi è stato davvero traumatico, sicuramente anche per i genitori, ma per noi, è fondamentale la presenza del papà.